Rosanna, ecco, è bello vederti. Intanto questo Natale, come sarà questo Natale? Come sarà? Ma questo Natale... Nonnolino? È un Natale particolare a casa perché? Nostra, perché è il primo Natale senza mamma. Senza mamma. E allora papà ha pensato bene di... Di andarsene. Di scappare, vuole saltare il Natale. Dove vuole andare? E andrà, credo, negli Stati Uniti. Farsi un po' di giorni viaggio con mio fratello perché vuole saltare proprio il Natale e devo dire che va bene, ci sta perché il primo Natale senza la presenza di mamma, anche se già appunto lo scorso Natale era già un po' così, però c'era e adesso... Questa mamma speciale, bellissima. Le mamme sono tutte speciali, sì, però la no? tua era più speciale delle altre, perché era una donna che sapeva stare un passo indietro rispetto alla carriera straordinaria di tuo padre, ma anche la tua. Ma sai che adesso che non c'è più io mi sto rendendo conto che mamma era veramente, hai detto bene, una donna speciale, perché molto tranquilla, molto indietro, molto per bene, ma in realtà era lei che teneva le fila di tutto, di tutta la famiglia, conoscendo i nostri pregi, difetti, problematiche mie, di mio fratello, di mio padre, dei miei figli, di tutti quelli, i componenti della casa. E lei faceva sempre da bilancia. Infatti da quando non c'è più lei abbiamo proprio un momento di sbandamento. Mamma Lucia si era ammalata, no? Di Alzheimer. Sì. Però riconosceva ancora. Sì, sì, e poi sì. È arrivato un tumore a portarla via. Sì, che devo dire, guarda, io tante volte dico a papà... Riteniamoci fortunati di questa cosa, perché appunto Natale scorso, cioè questa si sa, l'Alzheimer è una malattia che dura per anni, no? Si comincia a vedere le dimenticanze. Quando arriva il momento in cui comincia a dire ma questa non è casa mia, io come tutti noi avevamo il terrore del momento in cui poteva capitare, sarebbe capitato. Certo. Diceva tu chi sei? Non sei mia figlia, non sei mio marito, che deve essere devastante. Chi l'ha provato dice che è devastante come cosa. E noi in questo, virgolettato, siamo stati fortunati, perché quando mamma, verso la Befana dell'anno scorso, ha cominciato a dire ma non so, ma portatemi a casa mia, perché mamma è a casa tua. No, questa, casa mia, insisteva, si arrabbiava. Lì poi è successo che aveva probabilmente questo tumore, non si era visto, non c'era una cosa così veloce. Ma come ve ne siete accorti? Che sintomi? Ha avuto una sorta di ictus, insomma, si è sentita male, è andata in ospedale e non è più uscita. Però quei giorni che ha passato in ospedale li ha passati sempre dormendo. Perciò è stata una fine dolce per lei. Per noi, logicamente, è stato 15 giorni, sono stati eterni. Però per lei è stato meglio così e poi a sangue freddo uno dice va bene, meglio così, piuttosto che vedere la continuazione, spegnersi, no? di questo spegnersi a questo punto, il giorno che dice a un figlio ma tu chi sei, non mi ricordo di te. Io temevo proprio questo momento e non è avvenuto, va bene così. Allora torniamo indietro al primo bivio della tua vita, io penso al 1982, a un film che si chiama Pappa e Ciccia di Neri Parenti, dove tu firmi come assistente ai costumi, è vero? Sì, sì, certo. Ho fatto più di un film come assistente ai costumi. Perché? Perché tu volevi fare l'attrice, però pensavi per entrare... che papà ti mettesse i bastoni tra le sì, ruote. Sì, no, ma per entrare avevo fatto il liceo artistico, poi non sapevo che volevo fare, se volevo fare l'accademia, se volevo fare... Insomma, il primo film in assoluto veramente dove ero assistente ai costumi era Viene avanti cretino. Eh sì, mi ricordo, il film infatti. Di papà. E avevo 19 anni, appena diplomata, e mi lasciai pure con un ragazzo perché mi disse o me o il lavoro. E io che ho scelto il lavoro, lavoro. Certo. Era il mio primo lavoro, questo arriva, faceva il geloso. Però tu volevi fare questo mestiere. Sì. E alla fine tuo padre, che ti ama follemente, ti porta a fare il provino per i fotoromanzi. Sì. Come alla giocavamo, diciamo, fai il papà della Miss, no? Come la mamma della Miss. E il provino come va? Male, non mi hanno preso. Quindi non ti hanno preso. Non mi hanno preso. Cioè, avevo tutti i requisiti che servivano per la Lancio, cioè il visino, gli occhi azzurri, però non mi hanno preso. Poi però arriva Grandi Magazzini. Sì. E quindi il debutto sì. nel mondo. Eh sì, con Grandi Magazzini, poi la regia era di Castellano e Pipolo,
E poi ci hanno proposto tanti lavori, poi medico in famiglia, insomma tanto successo. E sei sempre stata capace, tu lo sai che io te lo dico davvero di cuore, di mantenere un tuo profilo di grande autonomia pur stando accanto a un padre così impegnativo, perché non è facile stare accanto a Lino Banfi. No, non è facile. Molto complicato. Sai che c'è, a un certo punto bisogna farci pace, come si dice a Roma, no? Facci pace, perché mio padre è ormai un'icona irraggiungibile. Io non lo raggiungerò mai e non ho le carte neanche, diciamo questo la verità. Questo non è vero. No, cioè, papà è uno che viene dalla gavetta, ha proprio lottato per questo lavoro. Io ho avuto una vita molto più facile, sì. Facilitata soprattutto da lui. Perciò a un certo punto, prima, i primi tempi, ma sempre la figlia di Banfi, mi chiamano la figlia di Banfi. E poi ci ho ragionato su, ma va bene così, ma quanto tempo ci mette una persona a riconoscerti per strada, a ricordarsi il tuo nome? Ci vogliono anni e anni. Io ci ho avuto la fortuna che mi riconoscevano dicendo la figlia di Banfi. Va bene così. D'altronde sono la figlia di Banfi. Senti, Rosanna, nella tua vita c'è stato dolore, come nella vita di tutti. Ma questo in particolare è un dolore fortissimo, quello della mamma. Ma c'è stata anche la malattia. Sì, passata, superata, sono passati 14 anni. Però una malattia che all'epoca era una malattia complicata, perché... Sì, più che altro una malattia di cui si parlava poco. Si parlava poco. Hai avuto un tumore al seno. Sì, ho avuto un tumore e al seno. E avevi all'epoca anche una metastasi quando l'hai scoperto, sì, no? Sì, infatti ho fatto la chemio, ho fatto tutto quello che c'era da fare, ho passato il mio bel periodo. Tra l'altro nero. Non avevi capito bene, hai raccontato, no, non avevo capito bene, no. Poi... quella sera stessa venne a cena un medico amico vostro. Bravissima. E ti disse: beh, avrai un annetto difficile. Posso però dire poi una parolaccia? Riuscirai, sì. Mi disse: avrai un annetto, proprio una rottura dei cazzi. Però poi si supera. E io ho detto: ma che sta dicendo, questo è pazzo? Come un annetto di che? Me l'hanno tolto. Ero convinta che fosse finita là la cosa, proprio ingenuamente. E invece no, c'era tutto il resto. All'epoca i tuoi figli non erano grandi, erano ancora adolescenti, però accanto tu hai un uomo straordinario che da ormai è Fabio, più di 30 anni, un uomo che ti ama pazzamente, che una mattina si sveglia, viene a fare colazione e si taglia i capelli. E si rasa i capelli, sì. Dice, così siamo tutti uguali. Sì, sì, si è rasato i capelli, poi io lo prendo in giro dicendo, vabbè, non ha fatto un grande sacrificio, c'ha 4 capelli, però... È un gesto bellissimo. Poi soprattutto, a prescindere dal gesto, Fabio mi è stato vicino in quel periodo difficile, veramente sempre. Sono stata molto fortunata, perché non accade sempre. Molti uomini lasciano le donne in queste condizioni e magari a volte tornano quando la moglie è guarita, quando il pacchetto è di nuovo infiocchettato. Ci pensi mai alla malattia adesso? No, sono passati tanti anni. No, non ci penso, partecipo, cioè mi do da fare per quello che posso, facendo parte di un'associazione, della Comen, come già ti ho detto tante volte, quando è il mese della prevenzione faccio questo, faccio dove mi chiamano, insomma partecipo in questo senso, ma non ci penso, faccio i miei controlli con assolutamente meno ansia, devo dire che ho 60 anni e mi sono veramente molto... molto tranquillizzata nella vita. Adesso penso ai miei figli che stanno diventando grandi, mia figlia che è una donna grande, Virginia, che spera di fare figli, perciò il nostro pensiero è di diventare nonna. Adesso. E nonno libero diventa bisnonno. In quel caso sì. È contento? Certo, speriamo. E voi avere sempre i bambini intorno, no, sì. Lui? Senti, a un certo punto avete anche messo su un'attività, sì, un ristorante, sì, che tua mamma ti vedeva sempre con tuo padre. Insomma, voi due dovete mettere un ristorante. Aprire un ristorante, è vero. E poi avete aperto. L'abbiamo aperto, per quanto è completamente diverso da quello che si pensa quando uno cucina, è bravo a cucinare a casa. Dice, ma apriti un ristorante, è un altro pianeta. Totalmente un altro pianeta. E i primi anni, devo dire, è stata dura. Tanto che io ho avuto una sorta di esaurimento, insomma, sono stata poco bene perché veramente mi sono trovata a un cambio di vita totale
orari completamente diversi e soprattutto la differenza col nostro lavoro che ti permette di variare, di muoverti, di fare questi sono lavori istanziali. Tutti certo. i giorni la stessa cosa. Però tutti va avanti, i giorni. Quindi vedi no, anzi, ancora. Voglio dire, i primi tempi sono stati duri perché appunto è un'attività nuova, nessuno di noi l'aveva mai fatta. Adesso invece funziona bene, siamo tutti felici, sono felicissima di starci proprio dentro, accolgo la gente, insomma è un... Ma sono papà molto viene? Contenta. Papà Lino? Viene, certo. Sai quante volte la gente dice ma c'è Lino? Dico sì, sta in cucina, sta a lavare i piatti. Perché si aspettano proprio che sia là, no? Che sia là, vero? Sì, sì, sta facendo le orecchiette. Vero. C'è stato un tuo post che mi ha veramente molto, molto colpito. Perché è mancato tuo nipote, il nipote di tua mamma, sì. tra l'altro. Sì. Emanuel, no? Sì. Aveva 18 anni e... si è tolto la vita. È più che mancato, si è tolto la vita. Fatto, si è tolto la vita. E tu hai scritto una cosa bellissima, hai detto mammina cara, io sono contenta che tu non ci sia perché non avresti retto a questo colpo, perché quel bambino tua mamma Lucia l'aveva tenuto in braccio, sì. era un bambino a cui lei era legata, era il figlio del fratello. Il figlio del fratello a cui era molto legata. Molto legata. E quindi tutto sommato sembra assurdo dirlo, ma sei stata felice che non ci fosse. Sì. Sì, sì, perché è purtroppo è un gesto inspiegabile per un ragazzo di 18 anni. I genitori non se ne fanno una ragione, il nonno, il fratello nessuno. Di mamma non se ne fa una ragione. Nessuno può immaginare perché un ragazzino così giovane faccia una cosa del genere. E sono convinta che mia madre ne avrebbe sofferto tantissimo per come era fatta, avrebbe pensato in continuazione alla stessa cosa dicendo perché, perché, perché. Me la vedo proprio davanti. Perciò sì, meglio così. Allora... apri la porta di questo Natale, che cosa vogliamo trovare? Guarda, un bambino di Virginia? Magari, eh? Magari vorrei trovare il bambino di Virginia. Ma c'è questa possibilità concreta? Non diciamo altro, non entro nelle loro stanze, però insomma l'età sì. c'è tutto. Per, quindi il bambino di Virginia è la prima cosa che ti viene in mi mente. Mi piacerebbe tanto che senti, io adesso in vado a Natale. Incontrare un'altra nostra amica. E poi torno da te. Ma okay. sono sicura che sarà un Natale di serenità, lo vedo dai tuoi occhi. È difficile quello, trovare serenità. Si cerca quello, la serenità. Però tu hai una forza enorme, veramente. A tra poco.